Buongiorno e benvenuti da Ranghetti Auto, io sono Rocco, oggi andremo a vedere una Fiat Bravo, la vettura 1.6 da 120 cavalli del 2009. Ha avuto due proprietari, adesso andremo a vedere la parte esterna, poi passiamo agli interni. Questa vettura ha percorso 180.000 km, risponde alla normativa Euro 5A con filtrati particolato. Partiamo come sempre dal frontale dove troviamo i sensori di parcheggio, i fendinebbia, i proiettori all'osceno, cerchi in lega del 17, monta delle gomme four season, quindi abbiamo le quattro stagioni, è ben gommata, un bellissimo colore argento metallizzato. Come vi dicevo prima, vettura, due proprietari, comunque in ottime condizioni. Tagliandi regolari, sensori di parcheggio li troviamo sia sul paraurti anteriore che su quello posteriore. Anche la ruota di scorta a dimensioni normali. Di carrozzeria è stata lucidata, non abbiamo fatto nulla di particolare. Però, logicamente, come tutte le nostre vetture, è stata igienizzata. Trattamento antiacaro, trattamento all'ozono. Adesso finiamo la parte esterna. Passiamo agli interni. Motore 1.6 multijet, 120 cavalli. Come sempre partiamo dal lato guida, dove troviamo i vetri elettrici con la regolazione elettronica degli specchietti retrovisori, vetri elettrici anteriori e posteriori. Gli interni è in tessuto grigio scuro a Cantara e tessuto grigio chiaro invece sulla parte centrale, le bordature sono una Cantara. Ben accessoriata, troviamo i comandi audio al volante con i comandi vocali, il cruise control nella parte bassa a sinistra. Poi troviamo la radio che non è touchscreen, ma comunque la radio con lo schermo più grande, radio CD, SD card per il sistema di navigazione che è incluso nella plancia centrale, climatizzatore automatico bizona, troviamo l'ingresso USB nella parte sempre più bassa sotto climatizzatore, il cambio è automatico robotizzato con la possibilità del sequenziale. Bracciolo centrale. Questo sportello posteriore sinistro, anche qua in ottime condizioni. Questi sono, adesso vediamo i sedili posteriori, come potete vedere segni di usura pochissimi, anzi direi che sul posteriore proprio zero. Il bagagliaio ha un'ottima capienza, i sedili posteriori sono frazionati 60-30 e sotto nel vano troviamo la ruota di scorta, come vi dicevo prima. Dimensioni normali. Sportello posteriore destro, anche qui in ottime condizioni. Le tasche dietro, cioè la tasca dietro il sedile anteriore destro. Questo è lo sportello anteriore destro. E per finire sugli interni, diamo ancora un'altra occhiata sul cruscotto e la plancia centrale. E per finire, questo è il sedile lato passeggero. In conclusione, come sempre, vi invito a visitare il nostro sito internet ranghettiauto.com, dove troverete le informazioni complete della vettura, numero di targa e numero di telaio, le foto del service, dove ci sono i tagliandi certificati fatti precedentemente, ci sono i nostri recapiti telefonici e gli indirizzi email per scriverci. Per qualsiasi informazione chiamateci. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like e ci vediamo alla prossima presentazione.